Radio Magazin. Hier ist die Deutsche Welle. Ici la Voix de l'Allemagne. Radio Svizzera Internazionale. This is the Voice of the Andes HCJB, Quito, Ecuador. Notizie, interviste, interventi esterni. Un programma dedicato al mondo delle comunicazioni. Singapore Radio Network, il terzo radio. Um chute cego do Reinaldo quando a bola desceu, o goleiro ainda tocou com ela de mão direita e depois foi lá para conferir e liquidar o problema definitivo para o Bolsonaro. O Tita reclamou, pois a jogada realmente não deu mais para ele de qualquer maneira. Salve amici, al microfono Dario Villani. Oggi sarà nostro ospite Gabriele Barbi da Ferrara di Montebaldo, col quale parleremo della sua attività in campo radio. Al termine il consueto spazio con le notizie, il cui testo, insieme al file audio da scaricare in podcast, li potete ritrovare sul nostro sito web www.radiomagazine.net. Vi rammento anche la nostra email per inviare commenti e suggerimenti, per segnalare eventi e notizie o anche per proporre argomenti e interviste. Email radiomagazineinfo@gmail.com. Siamo presenti con la nostra pagina anche su Facebook e vi invitiamo a iscrivervi al canale YouTube Radio Magazine Official. Ma prima di tutto apriamo con una carrellata di aperture dei telegiornali e radio su fatti di attualità di questa settimana. Ma benvenuti e bentornati su London One con una nuova puntata di London Calling. Allora, come potete notare anche dal nostro video Facebook, siamo direttamente live anche lì, quindi se ci volete seguire in video collegatevi. Oggi parleremo proprio di Erasmus, perché proprio a richiesta di una nostra ascoltatrice Sara, che ci sta seguendo dall'Italia, lei è una studentessa. E che cosa sta accadendo? I giornali italiani anche ne stanno parlando, ma non stanno dando in realtà molti di loro una accurata informazione. E proprio ieri sera è stato bocciato l'emendamento circa gli Erasmus Plus nella House of Commons. Come vi dicevo, l'emendamento è stato bocciato, però in realtà c'è stata subito dopo un'affermazione, una dichiarazione fatta dal governo, il quale ha detto che in questo momento possiamo dire che l'emendamento, nonostante sia stato bocciato, ecco, questo voto non conta, perché noi ci impegneremo proprio a partire dal 31 gennaio 2020 in poi a ragionare su questa sugli Erasmus Plus insieme all'Unione Europea e cercare in tutti i modi di includere questi programmi accademici all'interno dei nostri negoziati, perché anche il governo sa benissimo di quanto siano stati molto importanti sia per gli studenti inglesi e sia per gli studenti europei, che hanno avuto modo di poter imparare la cultura inglese, di imparare e migliorare la lingua anche di questo paese, e così come gli studenti britannici hanno avuto modo di esplorare di più l'Unione Europea. Amici ascoltatori, siamo collegati telefonicamente con Gabriele Barbi da Ferrara di Montebaldo in provincia di Verona. Buonasera e benvenuto in trasmissione, Gabriele. Caro Dario, ciao, grazie soprattutto per l'invito. Sono, non lo nascondo, emozionato e onorato di essere tra i tuoi intervistati, visto che io da ascoltatore di Radio Magazine ho sempre sentito gente autorevole e interessanti interviste, e devo dire che mi sento un po' emozionato, cioè, non lo stai già lusingando. Va bene, ecco, innanzitutto, visto che tu hai lavorato molto nel campo della radio, no? Ma innanzitutto, com'è nata la tua passione per questo strumento di comunicazione, Gabriele? Allora, beh, intanto devo dire che in casa mia la radio c'è sempre stata, proprio l'apparecchietto radiofonico c'è sempre stato, mio padre che ascoltava la radio, ma devo dare la colpa, perché si dà sempre la colpa ai fratelli maggiori, a mio fratello più grande di me di 10 anni, che prima, nella metà degli anni 80, mi portò a vedere uno studio di una radio dove lui lavorava, e poi qualche anno dopo ho iniziato a farla anch'io, la radio, in quella radio piccolina della provincia di Mantova, e anche dal punto di vista del radioascolto fu proprio mio fratello che mi portò in casa i primi ricevitori. Mi ricordo il Geloso 216, Drake R4, insomma,
diciamo che è tutta colpa di mio fratello, ma ha fatto benissimo, perché è una delle passioni. Ecco, mi hai nominato dei ricevitori di tutto rispetto, il Geloso e il Drake sono apparecchiature esatto. professionali. Alla fine che tipo di emittenti seguivi, Gabriele? Io ti devo dire, ho sempre fatto radioascolto abbastanza diciamo spartano e senza tante regole. Non sono quello che va alla caccia delle QSL, però mi è sempre affascinato ascoltare i grandi broadcaster, quelli che ci sono ancora, tipo Radio Romania, o comunque quando c'erano le radio nelle bande tropicali, proprio così, per semplice curiosità, per sentire musica e anche un modo di fare radio che al tempo non lo conoscevi se non ascoltavi le onde corte. Era proprio un mondo come alcuni anni fa, dove noi ascoltavamo la musica salsa, ci arrivava quasi esclusivamente dalle emittenti venezuelane, no? Poi dopo è arrivata questa moda dei latinoamericani che ha inondato l'Italia da 10 anni a questa parte, no? Sì, infatti, esattamente, era l'unico mezzo per sentire magari anche musiche diverse o stili diversi. C'è chi ogni tanto nomina ad esempio anche Radio Luxembourg, perché ad esempio quella ha fatto scuola sia per il fare radio, per la musica che veniva trasmessa e per gli stili, e un tempo c'era appunto solamente la radio in onde medie o in onde corte che ti permetteva di curiosare, diciamo, nel mondo non tanto conosciuto. E magari qui in Italia si stavano muovendo le prime radio in FM e tutto il movimento che c'è stato, però chiaramente si prendeva un po' ispirazione dai più grandi. Poi diciamo è nata parallelamente questa cosa di prima di ascoltatore della radio, ascoltatore delle onde corte, e poi sei passato dall'altra parte della barricata. Come è andata la cosa? Perché poi dopo sappiamo che hai lavorato per un mucchio di radio, sia come conduttore che come tecnico, hai fatto un po' di tutto, non le radio private e sì. locali. Ci vuoi parlare anche di questo? Poi come è nato poi questa cosa? Se è nato prima, se è nato dopo? Ma devo dire che è nato un po' assieme. Forse è nato prima il radioascolto, anche se dico sempre la parola radioascolto, magari per me è un po' troppo grande, perché mi riconosco come un curioso della radio. Era normale per me ascoltare la radio tantissime ore al giorno. C'era addirittura un Grundig sul mio comodino che è rimasto acceso per giornate e giornate intere. Da lì appunto c'è stata la curiosità nel conoscere questo affascinante mondo. Ti parlo che ero ragazzino, perché intorno ai 12-13 anni, mio fratello che mi ha fatto vedere questa sede di questa radio, una sede fatiscente di una piccola radio locale, che io comunque sempre ho definito la piccola grande radio, perché da lì ho imparato veramente un sacco di cose. E vogliamo fare qualche nome delle radio per le quali hai lavorato, Gabriele? La primissima era una radio che ormai è chiusa da qualche anno, da parecchi anni, in provincia di Mantova, si chiamava Radio Stile Stereo, e proprio lì da ragazzino vedevo appunto questo movimento di ragazzi più grandi di me che facevano appunto programmi, chi realizzava le pubblicità, cioè un lavoro di radio e di creatività che mi ha affascinato subito. L'ho tenuto lì un po' nei sogni del cassetto, e dopo qualche anno, complice anche un amico della compagnia che ha iniziato a fare un programma in questa radio, ho provato anch'io insomma questa strada, e mi è andata bene, insomma, perché le bellezze anche della conduzione, mi dicevi prima, no? Quindi delle dirette anche in radio, quella è una cosa fantastica, perché è un'adrenalina, è un'emozione che è difficile da spiegare, perché proprio ti senti in un mondo totalmente nuovo per il tempo, ma comunque in ogni momento che si apre un microfono e che sai che dall'altra parte ci sono delle persone che ti stanno ascoltando, che possono essere una o 10.000, c'è sempre quell'emozione e un po' quella paura di, non dico sbagliare perché sbagli la parola o sbagli l'intro sul disco, ma magari sbagliare anche il concetto o la cosa che stai dicendo, perché potrebbe ferire o offendere qualcuno. Quella è un'adrenalina responsabile, come mi piace chiamarla, che ecco, diciamo che in un certo senso oggi come oggi è finito il periodo del verbo volant, perché oggi c'è il podcast, se fai qualche papera ti riascoltano subito e diciamo diventa complicato, no? Beh, Gabriele, se sei d'accordo io farei un attimo una breve pausa e dopo riprendiamo la nostra chiacchierata. Volentieri. Radio Magazine, un programma dedicato al mondo delle comunicazioni. Amici
amici ascoltatori, siamo collegati telefonicamente con Ferrara di Montebaldo in provincia di Verona, con Gabriele Barbi, ospite della nostra trasmissione, col quale stiamo parlando della sua attività nel settore radio, sia come collaboratore di numerose emittenti private sia come appassionato della radio. Ecco Gabriele, tu che comunque fai parte degli addetti ai lavori, secondo te cosa è cambiato nel modo di fare radio in questo periodo? Ma secondo me è cambiato tanto dal punto di vista tecnico, proprio come tecnologia c'è stata un'innovazione che è stata spaventosa e spesso ci penso è anche molto molto veloce. Forse di pari passo è andata un po' a scemare quella che poteva essere la creatività, l'immediatezza che c'era una volta. Per quello adesso magari ci troviamo a sentire delle gran belle radio fatte molto bene, che però forse mancano, ma questo è un mio modestissimo parere, un po' di passione, di spirito e di sincerità tra virgolette, perché una volta insomma accendevi la radio locale, sentivi veramente le cose che succedevano nel tuo paese, anche se venivano fatte magari con trasmissioni un po' sgangherate, con mezzi di fortuna, però era una radio che riusciva a trasmettere qualcosa che arrivava prima all'orecchio e poi al cuore. Ultimamente comunque c'è un grandissimo fermento, tu hai ad esempio nominato i podcast, anche in quel settore la tecnologia ha dato una mano enorme nel fare radio anche in un modo diverso, anche se mi piace spesso sottolineare come ci sia questa novità del podcast che si sta sviluppando in questi anni, che un po' in qualche modo riporta a quelli che erano gli antichi splendori della voglia di fare della metà degli anni 70, quando partivano le radio libere. Ecco, forse diciamo che proprio in quest'ultimo periodo ci sono voci circa l'interesse da parte di grossi app, no, della, per esempio di Spotify, che è interessata al podcast. Ci credi che oramai la vecchia radietta che noi eravamo abituati a portare in tasca quando andavamo allo stadio, la vecchia radietta adesso è lo smartphone che ci dà la possibilità di fare la radio on demand, la radio in streaming? Ma io sinceramente sì, ci credo molto, anche se ti dico, io nello zaino, perché chi mi conosce lo sa, io vivo sempre con lo zaino sulla spalla, odio tenere le cose in tasca. Nello zaino io ho pure il mio Degen 1103, una radiolina in AM portatile, ho lo smartphone che ormai fa parte della vita di tutti, e il mondo del podcast e soprattutto la connettività che c'è in questi ultimi anni ha dato sicuramente una grossa mano dalla parte dell'ascoltatore di poter ascoltare un sacco di servizi, un sacco di informazioni semplicemente cliccando, toccando insomma su questi grandi aggregatori, su questi vari Apple Podcast, Spotify, come dicevi tu, oppure Spreaker, insomma tutte queste piattaforme che aggregano appunto questi podcast, ma anche dall'altra parte la facilità delle persone di poter tra virgolette farsi la radio in casa, cioè di dare libero sfogo alla propria voce e alle quello proprie senz'altro idee. La radio è noto, è un mezzo povero, si realizza a costi zero, diciamo, per così dire. Un altro aspetto forse potrebbe essere quello dell'interattività del mezzo e anche di quello che sta cambiando per il rapporto tra ascoltatore e radio, no? Certo, quello è fondamentale, perché un po' ci ricollega al vecchio telefono quando c'era solo quello, il telefono fisso, la gente che chiamava in radio. Adesso anzi penso che con questo fermento anche di social network e di tutte queste connessioni che ci sono appunto tra piattaforme di podcast, social network, ci sia e c'è comunque la possibilità veramente di interagire in diretta o comunque all'interno di un podcast, sia con un messaggio ma anche con un messaggio vocale. Ci sono addirittura anche certi servizi gratis che permettono appunto a chi vuol fare un podcast di realizzare la sua trasmissione e addirittura chiamare in trasmissione magari chi lancia i messaggi su un determinato social network. Questa è una cosa rivoluzionaria, perché appunto la radio diventa microfono di chi sta parlando, ma allo stesso tempo diventa anche microfono per le persone che stanno ascoltando e che magari vogliono condividere o criticare un pensiero, un punto di vista o qualsiasi argomento che possa essere appunto messo un po' in discussione. Io ti porto anche una delle mie recenti avventure, che ho incontrato alla fine dello scorso anno del 2019, una podcast radio
che ho trovato veramente interessante, perché nasce proprio con questi principi. Ci sono alcune persone sparse un po' in tutta Italia, ognuno di noi crea appunto queste trasmissioni, c'è chi lo fa addirittura con lo smartphone, io lo faccio dal mio home studio con un sistema un po' diverso, però tutto confluisce in questa podcast radio che appunto poi ripubblica questi podcast e che vengono ascoltati quando uno vuole, quindi non c'è più nemmeno quello che era una volta il legame con l'orario, il correre a casa perché c'era tale trasmissione. Adesso il podcast ce l'hai in tasca e quando vuoi tu lo ascolti. Senz'altro è l'aspetto più interessante del podcast, diciamo. Quello che hai detto in questo momento anticipava anche quella che era, poteva essere la domanda successiva che volevo porti, e che chiaramente in Italia i dati sull'ascolto della radio in Italia sono abbastanza interessanti, no? Secondo te, anche alla luce di quello che dicevi prima, cos'altro può far ancora decollare la radio in Italia? Ma credo che appunto l'interattività, o comunque la possibilità di crearsi e di farsi un po' propria la radio che si sta ascoltando, sia uno dei sogni di tanti, però soprattutto anche la radio che si propone come radio normale in FM, il caso ad esempio, giusto per fare un nome, Radio 24, che ha questa struttura di informazione, una all news, ma che dall'altra parte ha una importante struttura che cura i podcast, e lì si vede già questo passo molto interessante che secondo me è vincente per una radio, cioè quello di mantenere sì il classico sistema di trasmissione in FM, in DAB, quello che è, ma avere anche un archivio che le persone possono utilizzare, ascoltare, usufruirne appunto in qualsiasi momento. Credo che il futuro anche per le nuove generazioni vada proprio in quella direzione, anche perché purtroppo sto notando anche così da esperienze di semplici amicizie, familiari e conoscenti, potete guardare in una casa di, ne so, la classica coppietta di sposi che si è appena sistemata l'appartamento, noterete che all'interno della casa non esiste più la radio, no, esiste la televisione, che può essere interfacciata con uno smartphone o comunque usufruire di servizi on demand. Quindi secondo me la domotica oramai entra spudoratamente, esatto, nelle case, anche per accendere, programmare l'accensione delle luci, dello scaldacqua e cose del genere. Purtroppo Gabriele, il tempo a nostra disposizione volge al termine. Io ti ringrazio per la tua disponibilità a essere ospite qui in trasmissione. Se hai qualsiasi altra cosa da aggiungere, lo puoi fare, diciamo, nell'arco di 45 secondi, va? No, sarò velocissimo. Intanto voglio ringraziare te, Dario, perché davvero mi fa un immensamente piacere entrare nella tua trasmissione. Si parlava di podcast, io sono un divoratore dei tuoi podcast che scarico dal sito di radiomagazine.net. Poi, se mi permettete, volevo salutare una persona che a me è molto cara, che è Gioacchino Stallone, che assieme a me fa una piccola rubrica in un mio programma, che tra l'altro si collega anche all'argomento di questa sera, la possibilità di una persona che sta a più di 1000 chilometri dal mio piccolo studio, mi manda appunto i servizi via internet nel modo più semplice del mondo, come succede appunto in quell'esperienza che ti ho raccontato di Letteralmente Radio, dove appunto si producono podcast. Che altro dire, viva la radio sempre, però mi piacerebbe anche così buttare un sassolino veloce veloce, visto che sono 45 secondi. Tutta è bella questa nuova tecnologia, questo sviluppo che stiamo vivendo in questi anni, ma la mia speranza è che non vengano cancellati i vecchi sistemi di trasmissione, che possono essere sempre utili, soprattutto in caso di calamità naturali o cose di questo tipo, ma questo sarebbe un argomento. E quindi chiaramente molto parliamo grande di onde medie e di onde, esatto, corte, che non andrebbero abbandonate del tutto. Mio personalissimo e modesto parere. Va benissimo. No. Allora, da Ferrara di Montebaldo in provincia di Verona, Gabriele Barbi, grazie per aver partecipato alla nostra trasmissione. A presto. Grazie a te, Dario, e un saluto agli ascoltatori. Radio Magazine, un programma dedicato al mondo delle comunicazioni.
Via libera alla partecipazione del colosso cinese Huawei allo sviluppo della moderna rete di comunicazione 5G nel Regno Unito. Questa è la decisione di Boris Johnson, anticipata dal Financial Times. A fronte delle perplessità espresse da più punti, Johnson afferma di aver individuato una soluzione in grado di rappresentare una grandissima vittoria strategica per il paese. Soluzione che nelle sue parole garantirà il progresso tecnologico e l'interesse dei consumatori, senza compromettere le infrastrutture inglesi sensibili né mettere a rischio la sicurezza nazionale o la capacità di lavorare assieme ai servizi di intelligence delle potenze alleate. Sullo stesso tema interviene la Unione Europea affermando che, con la promozione della rete 5G e l'utilizzo delle tecnologie di intelligenza artificiale e l'Internet of Things, saranno diffusi dati personali in abbondanza e se ne farà un potenziale uso che probabilmente non possiamo immaginare, quindi le nuove tecnologie offrono incredibili opportunità, ma in alcuni casi dimostrano che sono necessarie regole rigorose per affrontare chiari rischi. Questo è quanto afferma la vicepresidente della Commissione Europea, Vera Jourova, e il commissario Giustizia e Consumatori Didier Reynders in una nota diffusa per la giornata sulla protezione dei dati. Mentre si sono appena spente le polemiche per il blackout che ha colpito WhatsApp la settimana scorsa, Facebook fa un passo indietro e accantona i suoi piani per la vendita di pubblicità su WhatsApp. Ora che ne è diventata proprietaria, lo riporta il Wall Street Journal citando alcune fonti, secondo le quali WhatsApp negli ultimi mesi ha smantellato il gruppo creato al suo interno per trovare la migliori modalità per integrare la pubblicità nei suoi servizi. Nel 2020 la spesa mondiale in tecnologia sarà di 3,9 mila miliardi di dollari, per poi superare quota 4 mila nel 2021. La voce di spesa tecnologica che crescerà di più nell'anno in corso, scrivono gli esperti, sarà il software per le imprese, che crescerà del 10,5% fino ad arrivare a 530 miliardi di dollari. Per quanto riguarda invece l'hardware, dai PC ai telefonini, ci si aspetta un leggero aumento dell'1% rispetto al leggero calo dell'anno scorso. In futuro lo schermo che più useremo sarà direttamente nell'occhio, grazie a una lente a contatto che integra un display grande quanto un granello di sabbia. L'idea è di una startup chiamata Mojo Vision, che punta a un lancio commerciale entro un paio d'anni. Le lenti mirano a superare il bisogno di visori e occhiali per accedere a contenuti in realtà aumentata. Le informazioni utili all'utente compaiono direttamente nel campo visivo. L'azienda, che ha raccolto oltre 100 milioni di dollari di investimenti di Venture Capital da fondi come Gradient Ventures e di Google, ha mostrato il suo prototipo, ancora in fase di sviluppo, ad alcuni giornalisti statunitensi. Il display è pensato per proiettare le immagini sulla retina, dalle indicazioni stradali ai risultati sportivi, dal meteo al livello di glicemia. Dal messaggio appena ricevuto a una traduzione in tempo reale, i possibili utilizzatori sono molteplici, dal vigile del fuoco in azione ai 285 milioni di persone che nel mondo, secondo l'OMS, hanno disabilità visive. Il mercato degli smartphone usati cresce come quello delle auto di seconda mano, a differenza di quello dei telefonini nuovi che fa fatica in attesa di grandi novità. Secondo la società di analisi IDC, nel 2019 le consegne di smartphone usati sono aumentate del rispetto all'anno precedente, per un totale di 200 milioni di pezzi. A favorire questo mercato nei prossimi mesi, secondo gli analisti, oltre alla voglia di risparmiare, sarà anche la transizione dalle reti 4G a quelle 5G, che porterà ad una propensione al ricambio per il nuovo standard di connessione e la conseguente immissione sul mercato dell'usato di dispositivi più vecchi. Amici, siamo al termine. Prima di salutarvi vi rammento che tutto il nostro programma è scaricabile in podcast dal sito www.radiomagazine.net, email radiomagazineinfo@gmail.com. Siamo presenti con la nostra pagina anche su Facebook e con il canale Radio Magazine Official su YouTube. Avete ascoltato Radio Magazine. A tutti gli appassionati del radioascolto diamo appuntamento alla prossima volta.